Beh, sono contento di averti dato la possibilità di chiarire, quindi il premio diciamo che poi fisicamente ti è stato dato. No, mi è stato dato, però io l'ho lasciato lì sul palco dicendo appunto, chiedendo a Steve Della Casa, anche d'accordo col produttore del film per il quale sono stato premiato, che appunto di poterlo passare a ritirare fisicamente nel momento in cui questa cosa sarebbe stata cancellata. Ho chiesto anche a Valerio, lo chiedo anche a te, visto che è una delle motivazioni per cui vi trovate qui, oltre al fatto della valigia dell'attore, è questa figura di questo grande attore che è Gian Maria Volonté. Tu ovviamente, essendo un attore anche relativamente giovane, non hai avuto forse l'onore e la fortuna di lavorare con Gian Maria, però che pensiero, un pensiero su Gian Maria Volonté che sicuramente avrai visto in tutti i suoi film? Rimane una figura di riferimento credo per qualsiasi attore, non solo italiano, però per noi in particolare, insomma, avere un attore della tua lingua che riusciva in una maniera così sorprendente ad essere autore di ciò che faceva, ad arrivare a una credibilità tale di ciò che faceva che da scavallare la naturalezza del personaggio, ma farla diventare qualcosa che non fosse, che fosse quasi espressionista, insomma, è uno scienziato vero della recitazione, per cui da ogni piccolo brandello di film, anche quelli meno riusciti, uno può imparare. So che sei andato a trovarlo. Sì, beh, mi sembrava un gesto giustissimo, perché io non ho avuto la fortuna di conoscerlo. Ennio Fantastichini, che è mio amico, mi racconta spessissimo di cose, gli invidio la possibilità di averlo avvicinato, di averlo frequentato, di aver avuto modo di parlare con lui. Tra l'altro ne approfittiamo per farti gli auguri, sei diventato papà da poco. Da poco, insomma, sono tre anni già, passa il tempo. Giada? No, Greta, scusa, sì. Come sta? L'hai portata qui? No, è troppo veloce per portarla. Ci tornerai sicuramente? Sì, assolutamente. Allora, per la Maddalena TV.it ringraziamo Pierfrancesco Favino. Grazie a voi. L'obiettivo video, eventi, feste, spettacoli, cerimonie, riversaggi da VHS in DVD. Per informazioni 0789 736809 0789 735505. Allora, se la valigia dell'attore esiste, dobbiamo ringraziare anche questi tre signori perché pazientemente ogni anno ci introducono le varie serate ai Colmi quest'anno e a Longobardo gli anni passati. Ve li presento, sono Fabrizio De Riu, Boris Sollazzo e Ferruccio Marotti. Ciao. Ciao. Allora, anche quest'anno è andata bene, tutto sommato. Quest'anno abbiamo avuto la notizia che anche se in ritardo è arrivato il contributo della Regione, quindi questo è una cosa bella per la manifestazione. Che finalmente l'assessorato alla cultura della regione ha riconosciuto, diciamo, questa manifestazione e quindi la finanzierà. Poi le ampiezze dei finanziamenti sono cose che non so e che comunque sono sempre minime rispetto alle necessità. La caratteristica di fondo di questa manifestazione è che non è un festival dove si danno premi, ma è un luogo di incontro con degli attori che riteniamo siano importanti nel panorama culturale italiano di questi anni e si discuta con loro sul lavoro dell'attore, facendo anche vedere da un lato un film scelto insieme con loro e dall'altro una serie di elementi che io, Fabrizio e Boris riteniamo utili per poter approfondire il tema di fondo che è quello del mestiere dell'attore, proprio nel nome di Gian Maria Volonté, che è stato questo grande, come dire, cultore del lavoro dell'attore, un attore appunto che metteva 6 mesi per preparare un film e che rifiutava offerte molto ricche pur di poter lavorare a fondo sul personaggio, e quindi è un richiamo proprio alla grande professionalità dell'attore. Questo è il senso profondo di questa operazione, che quindi non dà premi, non è una manifestazione ricca, è un luogo di incontro e anche di ritorno, perché abbiamo visto quest'anno è tornato Ennio Fantastichini, è tornato Paolo Rossi, vuole essere un luogo di incontro, di discussione, e speriamo in avvenire, se appunto la politica generale lo permetterà, un luogo dove fare degli stage, dei laboratori, dei seminari per dei giovani, perché io credo che se potessimo non limitare a mezz'ora, un'ora l'incontro
incontro con gli attori, ma potessimo con ciascuno di loro fare un lavoro di 1, 2, 3 settimane con dei giovani soprattutto, perché appunto noi naturalmente, come dire, agiamo da professori dall'altra parte, no? E potrebbe essere molto utile anche a un, come dire, a un miglioramento della qualità nel cinema italiano. Macelleria Cristina Ferdi e Peppe alla Maddalena in via Balbo 47, telefono e fax 0789 735164, il made in Sardegna della genuinità. Fabrizio, invece, come vengono scelti gli attori che ogni anno ospitate qui nella manifestazione? Ma vengono scelti in base a diversi criteri, naturalmente bisogna mettere insieme diverse esigenze. Fondamentalmente si tratta di attori che hanno presentato nella stagione un loro film importante e che soprattutto cercano di svolgere questo mestiere con un impegno, una riflessione e una attenzione che vada al di là del puro elemento ludico e commerciale, un atteggiamento di attori che ritengono in sintonia con il nome tutelare, dicevamo, di questa nostra manifestazione, che è Gianmaria Volontè, che anche la funzione dell'attore nella società possa dare un contributo, sia un elemento di coscienza, di riflessione, di impegno civile sostanzialmente. Tra l'altro anche i film so che vengono scelti dagli attori, è una particolarità questa? Sì, il film che viene presentato è scelto dall'attore che lo interpreta, poi noi ci divertiamo a cucire una serie di contributi con i quali di contributi provenienti dalle altre interpretazioni dell'attore, con i quali sollecitiamo risposte, anche andando a volte a scavare, a cercare di rompere quelle cortine di protezione che gli attori spesso e giustamente per certi aspetti mantengono nei confronti del pubblico, proprio per approfondire, non capita spesso di avere occasione di poter interrogare gli attori in questo senso, per approfondire un mestiere che è affascinante ma è difficile e che soprattutto il pubblico raramente ha occasione di vedere in trasparenza, no? Ci si piazza davanti allo schermo, si gode della storia che gli attori interpretano, ma tutto il lavoro che c'è stato prima, durante le riprese da parte della troupe ma anche del singolo interprete che prepara il suo personaggio è tema che difficilmente trova spazio anche nella comunicazione giornalistica e che ci sembra invece interessante in occasioni come queste portare alla luce. Boris, avete mai ricevuto in questi anni dei rifiuti ingiustificati, magari per snobismo, perché qualcuno non ha ritenuto la manifestazione importante? No, direi di no, c'è sempre una grande attenzione, io credo che appunto sia anche molto lodevolissimo lavoro che fanno Giovanna Gravina e Fabio Cano con l'associazione Quasar, credo che la presenza di proprio, io direi anche fisica, ogni volta che parliamo di Gianmaria Volontè sia qualcosa che va ben oltre i premi che altri possono assicurare. Quindi no, tutti cercano di venire, ovviamente l'estate è il momento in cui i set si aprono per questioni di luce, per questioni di lavoro più facile, per questioni di location e quindi spesso e volentieri i rifiuti sono per lavoro e in un momento in cui il flusso viene tagliato ovviamente ogni attore ha bisogno di lavorare come qualsiasi altro lavoratore, se non di più, essendo forse il primo lavoro precario che si è venuto a creare. Detto questo c'è davvero credo una grande attenzione da parte di tutti. E poi appunto come io sono molto felice di venire, sono l'ultimo arrivato, sono 2 anni che collaboro con la valigia dell'attore, quando si viene è impossibile non apprezzarne il lavoro, io per quanto mi riguarda per me è sempre stato un regalo anche imparare da Ferruccio, da Fabrizio, imparare dagli stessi attori, montare i contributi, magari per il mio lavoro di critico, reimparare alcune cose che non avevo visto alla prima o alla seconda visione dei film, credo che sia un po' un regalo per tutti, per il pubblico, per noi che ci lavoriamo, per gli attori stessi che infatti vengono con grande gioia. Faccio un esempio, Pier Francesco Favino in questo momento è sul set di Baciami Ancora di Muccino e sostanzialmente ha usato i suoi 2 giorni liberi per venire qua per un blitz solo per essere sul palco della Fortezza dei Colmi.
Va bene, grazie, buon lavoro, ci rivediamo l'anno prossimo con la nuova edizione. Grazie. The Professional, i professionisti dell'abbigliamento da lavoro.